Destino. Ognuno di noi ha la sua storia personale. Bella, brutta, felice o triste che sia, alla fine fa sempre male. La mia è la storia di una madre che viveva con la sua piccolina. Me l'han portata via, forse per dispetto. Non posso sopportare questo dolore nel petto, né che chiami qualcun'altra mammina. Io vivevo una vita tranquilla con una figlia ed un marito. Ma un giorno, durante una gita in un bosco, è successa una cosa che ancora non ho capito. Non so perché abbia usato tanto. Ho il cuore logorato dal dolore e dal rimpianto. Sono l'ennesima vittima della disperazione altrui. Una poveraccia che ha avuto la sfortuna di vedere il suo aggressore in faccia. Non è possibile che sia lui. Da tempo era logorato dalla gelosia. Perché non ha trovato un'altra via? Stavamo andando ad una festa, quando un pirata della strada ci è venuto addosso. Solo un desiderio ora mi resta: che qualcuno stacchi questa spina e mi permetta di raggiungere i miei cari quanto prima. Ero un giovane manager di successo, ma non sono più niente adesso. Una frenata, uno schianto, un grido. Se ci penso, ancora rido. Ma non bisogna scherzare col destino. Non fa sconti a nessuno, al vecchio, al giovane e al bambino.